Storica, incredibile, immensa Feralpi Salò. La formazione allenata da Gianmarco Remondini affonda la capolista Lecce con un poker capolavoro. Determinante ai fini del successo, il fattore M sono infatti la doppietta di Miracoli e i gol di Malgrati e Montella a regalare 3 punti d'oro per la rincorsa alla salvezza alla compagine del patron Giuseppe Pasini. Feralpi Salò, orfana inizialmente di Bracalette e Finocchio, pronti via e Castagnetti chiama la grande risposta Benassi. Lecce, pericoloso all'11esimo, sugli sviluppi di azione d'angolo, con Diniz che di testa manda a lato. Ma al 14esimo la Feralpi Salò trova il vantaggio. Diniz serve sciaguratamente palla Benassi, pressato da Miracoli e Montella. Proprio Montella in tackle riesce a strappare il pallone dai piedi dell'estremo difensore del Lecce e servire Miracoli, che a porta sguarnita segna il più facile dei gol. Per l'attaccante è il primo centro stagionale. Brividi per i tifosi verde-blu poco dopo la mezz'ora, con Falco che non trova l'angolo lontano per una questione di centimetri. Feralpi Salò avvicina il raddoppio invece al 40esimo, contropiede di Tarana, tocco per Schiavini, il quale prova il tiro cross. Miracoli non ci arriva di un soffio. La ripresa si apre con 2 buone occasioni per Tarana prima e Montella poi, ma la mira è sballata. Il Lecce avanza al proprio baricentro di gioco grazie anche all'ingresso in campo di Jedà. Al 17esimo ancora Feralpi Salò con il solito Castagnetti che prova la bomba dalla lunga distanza, Benassi c'è e blocca la sfera. A mandare in visibilio i tifosi del Lino Turina è però Andrea Malgrati, che risolve una mischia al 20esimo siglando così il raddoppio. Ma le emozioni di giornata non sono certo finite qui, perché Miracoli corona una prestazione superlativa trovando un diagonale bello quanto preciso che trafigge per la terza volta Benassi. E 8 minuti dal termine, Montella trasforma un rigore da lui stesso procurato. Termina così, con un poker a Lecce, una giornata che rimarrà sicuramente nella storia della società gardesana.